Parole del ministro Boschi e dalle notizie anche abbastanza frammentarie che giungono circa la liberazione di Greta e Vanessa. Evidentemente il primo pensiero non può che non andare alle famiglie delle due ragazze per le ovvie motivazioni che ne possono derivare. Evidentemente noi non abbiamo mai né condiviso né tantomeno giustificato le motivazioni che hanno portato Greta e Vanessa in questa missione umanitaria e pseudo-mondialista che le ha portate in terre particolarmente difficili e terre particolarmente complicate. È evidente che valutazioni e riflessioni non possono spingersi oltre la semplice notizia, ancora ripeto, abbastanza frammentaria che abbiamo avuto, ma è evidente che si imporrà all'attenzione e al dibattito e sarà il governo evidentemente a darne notizie. Io credo invece che sia importante che venga data notizia e informazioni anche in maniera estremamente dettagliata riguardo ad una fattispecie di questa liberazione che non potrà non essere oggetto di valutazione e di riflessione da parte delle forze politiche rispetto all'atteggiamento e al comportamento tenuto dal governo. E mi riferisco al fatto che ovviamente sono informazioni che vanno prese in modo elastico, il fatto che viene riferito che parrebbe che siano stati spesi dei denari pubblici, vi è un tweet che parla di circa 12 milioni di dollari pagati dal governo italiano per la liberazione di Greta e di Vanessa. Evidentemente soldi che sono stati, che sarebbero stati dati a coloro i quali probabilmente si sono macchiati di questo rapimento. Io credo che questo fatto sia un fatto, se confermato e se accertato, ovvero che il governo italiano abbia intercorso una trattativa con dei terroristi, un fatto estremamente grave, un fatto rispetto al quale il ministro Gentiloni e/o il governo dovranno evidentemente riferire a questo Parlamento, ma dovranno evidentemente riferire anche al Paese. Questa vicenda porta alcune riflessioni di carattere generale rispetto non solo a quanto sta accadendo fuori dai confini italiani, ad esempio in Siria, alle atrocità rispetto alle quali l'opinione pubblica diffonde quotidianamente immagini legate alla violenza del terrorismo islamico. Ciò non accade purtroppo solo ed esclusivamente fuori dai territori, dai confini del nostro Paese, ma sta accadendo anche in Europa con potenziali e paventati rischi anche al nostro Paese. Io credo che questa vicenda debba imporre al governo, alle forze politiche di maggioranza, una riflessione ulteriore rispetto ai fenomeni legati al terrorismo, avendo noi il coraggio di definire queste forme di violenza non semplicemente forme di terrorismo, ma dando la definizione corretta, forme di terrorismo islamico. Ed è soprattutto legato a quanto anche le cronache di questi giorni stanno rivelando i rischi che il nostro Paese sta correndo. È proprio di questi giorni l'apertura da parte della Procura di Roma di un'inchiesta a carico di 10 fondamentalisti islamici implicati di gravi reati legati al terrorismo internazionale legato al nostro territorio. Pertanto, Presidente, noi apprendiamo questa notizia, voglio fugare nei confronti di chi ha alimentato dei sospetti che questo intervento venissero fatti unicamente con finalità dilatorie rispetto alla continuazione del dibattito sulla riforma costituzionale. Io credo che fosse giusto e corretto che il Parlamento mostrasse vicinanza rispetto ad una notizia sicuramente positiva, ponendo dei dubbi, ponendo delle domande che solo ed esclusivamente il Governo potrà dare risposta. Credo che 12 milioni di dollari, se effettivamente fosse vero che siano stati pagati per la liberazione di queste delle nostre due concittadine, se confermato, sia un fatto estremamente grave a cui il governo evidentemente dovrà dare Grazie, delle risposte onorevole esaustive. Molteni.